Ines Gallego. Scritto dall'avido alchimista. Letto dall'avido alchimista. Musiche di Zero Free Copyright Music. Al rogo! Al rogo! Al rogo! Ines era in marcia, seguita dal suo panettiere, dal macellaio, dalla signora Maria, la dirimpettaia, e tutti gli altri volti familiari che aveva cresciuto o che l'avevano vista crescere. Uno dopo l'altro facevano partire questo coro quando perdeva di intensità o di fervore. Gli occhi pieni di rabbia e le voci rauche che grattavano le gole. La marcia forzata da un pungolare costante dietro la schiena. Le braccia costrette all'apertura massima da una lunga asse di legno scheggioso come le ali del falco quando sono spiegate. Tutto era pesante. L'aria, l'odore, quell'odio. Tutto quell'odio che le arrivava addosso, così come i sassi e gli sputi durante la marcia. «Perché sono qui?» pensò Ines. «Cosa ho fatto a queste persone? C'è anche Armando. Armando, il mio amore di una notte di tanti anni fa. Guarda come urla. Che occhi insanguinati. Armando!» Il corteo era partito dalla cappella di San Maurici e sembrava diretto alla selva, la boscaglia appena fuori dai confini del paese. I confini che così di rado Ines ha superato. Dove stavano andando? Che succede? «A morte questa puttana!» si sentì dal fondo. «Puttana!» pensò Ines. «Ho fatto nascere i figli di tutti loro, anche del conte Ramon. Dov'è il conte? Lui può fermare tutto questo. E la signora? Dove sono il signore e la signora? Non sono una puttana, io...» I suoi pensieri furono interrotti da una zolla di terra secca che la prese in pieno volto. «Piangi, puttana! Lurida strega!» disse il conte Ramon, affiancandosi a lei. «Ora non ridi più, Non osi più farlo!» Ines non riusciva a parlare. Era paralizzata dall'orrore. Completamente terrorizzata. Riusciva solo a pensare e ad urlare nella sua mente. Pensava: «Signor Ramon, sono Ines, la sua fedele governante. Che succede? Ho allattato io, Jimena, Herman e anche la piccola Costanza. Dov'è Costanza? Deve mangiare. Signor Ramon, la prego!» Davanti a lei, alla testa del corteo, c'era il vescovo. Lo stesso vescovo che ha battezzato i bambini del signore e della signora, che faceva ondeggiare l'incensiere a destra e a sinistra, descrivendo dei vaghi cerchi di fumo profumato, sussurrando parole in latino che solo lui poteva udire, perché si perdevano nelle grida di odio della folla alle loro spalle e nelle ingiurie che il conte continuava a vomitare nelle orecchie. Ad un certo punto, il sole del tramonto fu sparito tra le fronde degli alberi, poiché si andavano inoltrando nel fitto della selva, e davanti al corteo apparve una catasta di paglia e legna intrisa di olio, pronta per essere bruciata. Gli occhi di Ines si riempirono di lacrime e il terrore le fece cedere le gambe. «Non ti azzardare a svenire!» disse un aguzzino senza volto alle sue spalle, pungolandola con un oggetto appuntito. «Mettetela sul rogo!» disse il vescovo rivolto alla folla. Decine di persone si accalcarono a lei facendo a gara tra di loro per poterla afferrare. Ines
sentiva tutti gli odori dei corpi soffocarla. I volti vicini le sussurravano calunnie e le sputavano quasi di nascosto. Mentre la sollevavano di peso e la portavano alla pira, la legarono con una corda ruvida alle caviglie, facendola sanguinare, che venne fissata perpendicolarmente al palo che sorgeva al centro della catasta di legno e paglia. Il vescovo cominciò a parlare e le grida e il brusio sparirono. Ines Gallego, sei qui oggi condannata con l'accusa di stregoneria ed atti abominevoli e inumani. Hai collaborato con il demonio, macchiandoti di crimini che non oso riportare. Ma che altro non possono significare che la tua totale perdizione nel peccato? Dio, nostro Signore, ti ha abbandonato, giacché una strega, una meretrice, non trova perdono né sulla terra né in cielo. Ci penserà il fuoco a purificare la tua anima. Un grido si levò, ed altri oggetti e sassi partirono in direzione del rogo. Cosa dice? Quali orribili crimini avrei commesso? Pensò Ines in preda al pianto interiore. Ho fatto nascere decine di bambini, ne ho allattati altrettanti. Sì, lo so, ho amato uomini che non ho sposato in gioventù, come Armando, ma ho già fatto penitenza per questi peccati. La piccola Costanza. Costanza deve mangiare! Liberatemi! Se non mangia inizio a piangere fortissimo. Il conte e la signora odiano quando succede. Ma come sono finita qui? Il vescovo continuò a parlare dopo una breve pausa. Ti sei macchiata dei peggiori crimini e per creare chissà quale orrore da donare al tuo signore. Hai sacrificato una vita innocente. Una bambina! Una creatura innocente che ora è in pace, ma tu, strega, tu non avrai questa fortuna. Il conte Ramon urlò più forte di qualunque suono. Era mia figlia! Ora brucia, strega! Brucia, puttana! Costanza! Morta. Io ero lì. La nutrivo. Non doveva piangere perché il conte odia quando piange. La signora me lo ha detto innumerevoli volte. La priorità è la bambina. Deve mangiare. Io... Datele fuoco! Gridò un uomo tra la folla, lanciando una torcia accesa sulla pira che immediatamente si incendiò. Ines vide le fiamme espandersi e il calore avvinghiarle prima la carne senza pelle attorno alle caviglie e poi le gambe. Tutto prendeva il colore rosso della fiamma. Vedeva i volti di tutti i villici ora. Vedeva tutte le loro facce che la guardavano senza pietà. Aiuto! Riuscì a dire in un suono strozzato. Fu la prima parola che emise. Aiutatemi! Gli occhi di vetro, dei compaesani, del conte, della signora, di Armando. All'improvviso Ines vide tra le fiamme le immagini vivide di una persona con il suo corpo, con le sue esatte sembianze. Era lei che camminava. Camminava con un piccolo ammasso di stracci sanguinanti fra le braccia. Chi era questa donna? Un flusso copioso di colore rosso vivo le colava lungo gli avambracci per poi finire in terra. Rideva. Rideva di gusto mentre porgeva il seno a questa palletta di stracci inerme. La risata si fece contagiosa tanto che Ines cominciò a ridere a sua volta. Una risata potente che si mescolava alle grida dei villici.
si mescolava al crepitio e dallo schioppettare del fuoco. Si univa a quella bassa cantilena in latino. La risata divenne così forte, infine, da inghiottire gli altri suoni, nutrendosi dell'odio della fiamma, nutrendosi della blasfemia del momento. Inés Gallego, ormai un tutt'uno con la donna nel fuoco, guardò negli occhi il prete attraverso le fiamme e gli strizzò un occhio senza smettere di ridere. Un prete che, impaurito, faceva il segno della croce e diventava incontinente.